Oggi abbiamo inaugurato due spazi che abbiamo riqualificato in questi mesi grazie a due finanziamenti che abbiamo saputo cogliere. Uno è un finanziamento europeo per EduGreen, laboratori di sviluppo sostenibile per il primo ciclo, e un altro è un finanziamento del decreto sostegni bis del Ministero dell'Istruzione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riqualificato il giardino all'interno della scuola, come avete visto, e lo abbiamo trasformato in un giardino didattico dove poter fare delle attività proprio di sviluppo sostenibile e attività scientifiche per i ragazzi. L'altro invece è la riqualificazione di un campo sportivo esterno che è stato ristrutturato, tutto in sicurezza. Si integrano questi due spazi con quella che poi è la nostra offerta formativa, in quanto noi abbiamo alla base del nostro curriculum proprio l'educazione ambientale, e già abbiamo fatto tantissime iniziative con molte associazioni anche del territorio e associazioni del terzo settore, e in più anche con le attività sportive, perché la nostra scuola ha sempre fatto molte attività sportive anche pomeridiane con il centro sportivo scolastico, e dall'anno prossimo avremo anche un indirizzo sportivo, quindi una classe a indirizzo sportivo. Quindi queste attività, diciamo questo recupero dei spazi, si va a integrare con quello che poi è l'ampliamento della nostra offerta formativa.